Ciao a tutti ragazzi, sono Joker e oggi siamo in un video un pochino diverso dal solito. Intanto per intrattenervi un attimino vi lascerò dei replay qua sotto mentre parlo. E oggi vi spiegherò, siccome davvero molti mi chiedete sempre Joker cosa è migliore, Joker cosa è migliore di qui, cosa è migliore di là, allora ho deciso di fare un video un po' per tutti su quale difesa migliorare prima per ogni municipio. Quindi partiamo subito, vi faccio partire il replay e iniziamo. Allora, per i municipi livello 1, 2, 3, 4, 5, 6 e se vogliamo ci possiamo mettere anche il 7 sicuramente, se vogliamo ci possiamo mettere anche l'8. Le difese da migliorare in ordine sono essenzialmente, soprattutto anzi per i primi municipio, il mortaio, quindi che è davvero molto forte in quanto fa danno a zona, soprattutto in municipi livello 1, 2, 3, 4 fino al 5, è davvero devastante. Le torri dello stregone e le difese aeree. Allora, magari per i primi livelli fino al municipio, ad esempio livello 6, sì, diciamo 6, le difese aeree tra questi tre le potete lasciare per ultimo, ma anche fino al municipio livello 7 potete lasciarle in fondo, in quanto saranno veramente pochi i giocatori che vi attaccheranno con truppe aeree. Anche essenzialmente all'8 non vi attaccano molto dall'alto, però è comunque bene averle. Se invece siete in un clan che fate molte war, è bene migliorarle il prima possibile, perché i war, ragazzi, soprattutto fino al municipio livello 8, la truppa più preferita, diciamo, per l'attacco sono i draghi. Quindi ragazzi, ripetiamo: mortai, torri dello stregone e difese aeree nello step. Se fate tante war, difese aeree mettetele come priorità e poi mortai, torri di stregone vedete voi. Altrimenti io vi consiglio, io personalmente ho sempre fatto mortai, torri dello stregone e difese aeree, insomma questa a libera scelta vostra. Poi per quanto riguarda le difese successive resteranno cannoni e torri dell'arciere. Quando invece sarete a livelli avanzati, come ad esempio il municipio livello 7, che sbloccherete anche le Tesla, l'ordine sarà il solito e le Tesla le farete in fondo per ultime difese. Ragazzi, qui stiamo parlando di difese, quindi quale difese migliorare prima, non difese, deposito, eccetera. Io vi sto parlando delle difese, che sono la prima cosa da migliorare quando si passa il livello di municipio. Municipio livello 9, ragazzi, qui il discorso cambia un pochino. La priorità la dovrete dare ai vostri bellissimi Archi X. Gli Archi X sono davvero una difesa molto forte, una difesa che ha un ampio raggio d'azione, che colpisce veramente con tanti colpi e darà veramente tanta noia ai vostri avversari. Quindi ragazzi, mi raccomando, quando passate al municipio livello 9 le cose da migliorare sono in ordine gli archi X e poi successivamente ci ricolleghiamo alla scheletta precedente, quindi mortai, torri dello stregone, difese aeree e poi cannoni e torri dell'arciere. Anche in questo caso ragazzi potete fare torri dell'arciere e cannoni, oppure cannoni e torri dell'arciere a vostra preferenza. Successivamente in fondo Ari Tesla un'altra volta. La cosa cambia ulteriormente, ragazzi, per il municipio livello 10, non neanche a dirlo. Infatti al municipio livello 10 per prima cosa troviamo le fortissime torri inferno. Torri inferno, ragazzi, che neanche a dirlo sono veramente veramente devastanti, sia che siano obiettivo singolo sia che siano obiettivo a zona. Quindi ragazzi, è bene migliorarle al livello massimo il prima possibile. E successivamente ovviamente ci ricolleghiamo alla scaletta del municipio livello 9, quindi archi X e poi tutto il resto. Spero che questo video vi possa servire a crescere meglio, a migliorare il vostro villaggio e soprattutto magari se facevate gli errori come molti fanno di migliorare subito cannoni e torri dell'arciere perché costano meno, ecco, a correggere questi errori per non farlo in futuro. Fatemi sapere se volete altri video del genere, quindi video un pochino più seri, tipo video tutorial in cui volete che vi spieghi, non lo so, una tecnica, qualsiasi cosa voi vogliate, sarei molto lieto di potervi aiutare. Se il video vi può essere d'aiuto, eccetera, lasciate un bel like. Ovviamente se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E se volete farlo vedere a tante persone perché pensate possa essere utile, condividete il video, ragazzi. E niente, io vi saluto, ciò che è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!